31 gennaio 1881 nasce Bruno Buozzi, uno fra i più autorevoli dirigenti sindacali italiani della prima metà del Novecento. Operaio metallurgico, socialista riformista, Buozzi diventa nel 1911 segretario generale della FIOM. Dopo l'omicidio Matteotti, rappresenta insieme a Turati il suo partito, il PSU, nel Comitato dei 16, l'organo dirigente delle forze antifasciste che chiedono al re il dimissionamento di Mussolini. È lui a guidare nel marzo del 1925 gli ultimi imponenti scioperi del periodo fascista. Nel dicembre dello stesso anno, Buozzi succede a Ludovico d'Aragona nella guida della CGIL. Nell'autunno del 1926 è costretto, come molti altri leader antifascisti, all'esilio in Francia. Viene ucciso il 4 giugno 1944 alle porte di Roma dai tedeschi in fuga.